Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi un'altra puntata del nostro decluttering. Oggi parleremo di matite labbra. È un mio cruccio, mi piacciono tantissimo, ne ho di svariati tipi, di svariate marche. E quindi che dirvi? Godetevi il video e noi ci vediamo alla fine per vedere cosa ne pensate del mio decluttering. Se vi piacciono le matite che ho scelto, non vi piacciono, cosa fare, cosa non fare, ci vediamo alla fine. Ciao! Allora, adesso arriviamo alle matite labbra, qui ne ho un bel po'. Metterò quelle da regalare e quelle da buttare, però credo di metterle direttamente qui sul piano, perché sennò facciamo un bel po' di confusione, quindi non volevo io fare confusione. Allora, oh mio Dio, qui credo di tenere la maggior parte delle cose perché sono delle matite labbra che utilizzo sempre a ruota, ricomprate, doppioni, eccetera, 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 eccetera. Quindi iniziamo con quelle che vedo, Essence, le matite di Essence mi piacciono tutti. Io volevo fare una distinzione proprio per farle vedere bene. Se volete gli swatch di tutte le matite, ditemelo che ve lo faccio. Allora, facciamo così: vedo quelle di Kiko. Kiko, io adoro sia queste qui, le cream color, che anche queste qui retraibili, che sono le crayon. Tutte e due sono fantastiche. I colori mi piacciono tantissimo, di tutte e due. Bellissimi, bellissimi, stupendi, durano tantissimo. Questi tipi di matite li tengo, è inutile farvi perdere tempo nel guardarli, eccetera, eccetera, perché li tolgo in automatico. Quindi velocizzo il fatto di togliere almeno queste matite. No, non mi piace, è il colore che non utilizzerei, quindi la regalo. Poi andiamo avanti per quelle proprio che sono sicure al 100% e sono quelle MAC, quindi MAC, anche questo colore sgraggiante, uguale a questo, però leggermente più saturo, quindi ottimo. Queste sono quelle di MAC, tra cui la Roches Magenta, la Kiss Me Kick, la Cherry, la Magenta e Mort Love, che alcune sono associate all'aceto o tinte labbra. Un'altra di MAC che è Burgundy, ottima, ci dovrebbero essere altre. Poi un'altra, ecco qui un'altra di MAC, che è la Red, abbinata al rossetto. Poi tolgo quelli di Charlotte Tilbury perché è abbinata alla matita, quelle di Makeup Forever, queste piccoline, queste che le metterò nelle mini size da portare in viaggio, le metterò lì così non li tocco. Poi c'era questo qui di Diego Della Palma, questa qui la metto anche di lato, poi se ne trovo altre le guardo. Questa è una matita per occhi. Che ci fa nelle matite labbra? Infatti il brown la togliamo, la mettiamo qua. Poi le pastello mi piacciono tantissimo, tolgo anche il Prep and Prime di MAC, questo metterò nelle base cerose perché adesso farò proprio un cassetto solo di base cerose perché ne ho abbastanza. Allora, difendiamoci tra queste matite e prendiamo quelle che veramente servono. Allora, stavo dicendo delle matite pastello di NIVEA Cosmetics, quindi prendiamo e confrontiamo alcuni colori perché ce l'ho tutti, tranne alcune perché l'ho regalata a mia sorella perché gli serviva la matita e ovviamente dove fanno la spesa a casa mia. Un'altra di Makeup Forever, poi pastello. Io queste le metto direttamente tramite brand, quindi mi trovo bene anche nel cercarle determinate matite. Pastello. Ok, credo di averle tutte.
Ok, queste sono tutte quelle le pastello di Neve Cosmetics, mi piacciono tutte, le ho utilizzate quasi tutte. E quindi li tengo perché mi piacciono anche questi tipi di marroncini particolari. Vedete? Perché alcune matite hanno questo tipo di colore, quindi queste le tengo tutte. Poi andiamo avanti. E queste sono quelle di Astra. Di Astra ne ho un bel po', però credo di prendere prima le Velvet Line di Nabla, che mi piacciono e sono associate ad alcuni rossetti, quindi li prendo e li porto via. Questa, poi c'è questa di Nabla. Le altre dove sono? Sapete quando tipo guardate questo tipo di tipologia di video e dite: "Oh, è là, prendila, è là". Ecco, vorrei che fosse qui con me. Comunque queste due li tengo. Poi ce n'è un'altra, dov'è? Di Stone. Questa qui è di MAC. Ciao Stone, ciao, ho anche il rossetto. Stupendo. Ditemi se volete gli swatch per un video, ve li faccio. Questa è la matita di Juliet's Place, ovviamente la tengo perché devo fare il video con tutti i prodotti di Juliet's Place. Poi qui abbiamo dei mozziconi di Kiko. Questi li utilizzerò fino alla fine perché sono i miei colori preferiti. Quindi questa la tengo, ovviamente poi la metterò in un posto dove utilizzarla e finirla. Poi questa è di Lovely, non so, vediamo, no, no assolutamente questa, no, la cestino, cioè la regalo, scusate, la regalo. O la vendo, quindi seguitemi anche su Vinted, bravi del suggerimento, bravi. Allora abbiamo Astra e Kiko, no, così mi confondo. Allora, facciamo una cosa. Qui abbiamo il Lip Define. Questo qui è quello di Elf. L'avevo acquistato tanto tempo fa e aveva la matita e una specie di rossetto a matitone che mi piace, ma io l'ho lasciato nel reparto dei matitoni proprio a rossetto. Quello è una cosa a parte. Non so se metterlo qua, poi ovviamente tramite il montaggio vedrete se è messo in questo video o in un altro. Comunque mi piaceva tantissimo, però parliamo che mi piaceva. Adesso non lo trovo più, nel senso non lo utilizzo più, quindi questo lo regalo. Come questa qui, un matitone di Astra. Sinceramente mi piace il colore, proprio mi piace, veramente mi piace, però non riesco a utilizzarlo. Lo metterò di lato, se lo utilizzo in questa settimana bene, se non lo utilizzo lo cestino. Infatti questo lo metterò da un'altra parte direttamente. Poi un'altra di Kiko, mentre ci sono un'altra di Kiko, l'ho vista e la metto di lato. Poi un'altra di MAC, questa è Night Mount ed è abbastanza scura. Vedete, una specie di vinaccio scuro, ottime. Poi cosa facciamo? Matite Kiko, oddio, queste qui lunghe, mi piacciono tantissimo, le ho già utilizzate, non le ho utilizzate tantissimo, devo essere sincera. Queste sono delle matite labbra molto particolari, abbinate alle tinte labbra che ho messo di lato. Devo utilizzare questo rosso, mi dite come utilizzate i rossetti rossi? Sembra tipo che qualsiasi trucco non mi dica metti il rossetto rosso, non lo so perché. Voi fate questa distinzione in base al trucco, mettete il rossetto, mi dite come abbinare un rossetto rosso, perché credetemi, non riesco ad abbinarlo, quindi questo lo tengo. Poi oddio, devo dare una sistemata, in base alla sistemata vado avanti, così no. Allora, velocizziamo. Abbiamo queste, voglio vedere alcuni colori per confrontare. Vedo, mi piace.
Queste di Essence color carne, nocciola, cioccolato mi piacciono, quindi le tengo. Credo di tenerle tutte. Forse questo no, un corallo. No, non mi vedo utilizzare un corallo. Poi tutte queste sì, perché sono tutte colorazioni che io utilizzo. Vediamo questo golden soft berry. Sì. Tutte le altre le utilizzo perché sono le mie preferite, infatti alcuni sono anche doppioni. La sette, la plum cake o quella doppione, ma ne ho anche altre. Vedete, questa qui è piccolina. La metterò la Satin Mousse, la metterò assieme ad altre e le utilizzerò per prime. Di questa ce ne ho altre due messe di lato. Queste le utilizzo. Poi questa qui che è una pastello, ma è una cajal, è una matita occhi. Ah, nemmeno è stata utilizzata. Vabbè, questa la regalo visto che non è stata mai utilizzata. Poi andiamo con queste, che sono di Astra e di Cupa. Allora, Astra e Avon, scusate. Allora, quelle di Huda Beauty ce l'ho con associate alle tinte labbra e matite, quindi li metto di lato, la utilizzo. Questa è quella di Astra, è un colore un po' particolare, ma mi piace tantissimo, quindi la tengo. Idem queste qui di Pupa, mi piacciono tantissimo, l'alta Velvet di Nabla. Poi quella di questa, non mi ricordo questa dove l'ho presa sinceramente. Mamma mia, è durissima. No, questa no, questa la cestino. Questa è quella di Astra e mi piace, soltanto che la mina è ritirata, quindi la devo sistemare. Astra numero 33, fantastica, è un nocciola stupendo, guardate qui che nocciola, quindi questa la tengo. Pupa idem, questa è quella di Pupa. Oddio, credo che si sia un po' rovinata, che dite? È un color burro questa, infatti è una matita occhi, la cestina tutta rovinata. Ok, poi Elf eyeliner pencil, anche questo è un eyeliner, vabbè, mi è messa qui, non lo so perché. Ah, perché è un colore un po' particolare, vabbè, la cestina pure. Poi abbiamo Avon e Zoeva, aspettate, qui c'è un altro di Astra, mi piace tantissimo, la 46, questo è il colore, ottima, le matite di Astra sono ottime. Poi abbiamo queste, questa è quella di Zoeva, la più famosa, ed è un color labbra, mi piace tantissimo. E poi abbiamo queste, e sbocciamo queste di Avon. Quindi, questa, bella, ed è la Deep Plump. Questa avevo anche i rossetti, alcuni li ho tolti. Questa sembra simile, infatti è una Deep Plump. Ok, ce ne sono due, adesso controllo quella che è di meno e la tengo io. Poi abbiamo questo rosso che è soltanto stato sbocciato. Non so se mi sta bene questo rosso, devo confrontarlo. Se mi sta bene la tengo, se no la regalo. Poi c'è questa con la mina spezzata che assomiglia un po' a questi, però più malva, quindi la tengo. E poi abbiamo Pink Bouquet che è leggermente più rosa. Sì. Questa la regalo. E poi abbiamo questa marroncino Simply Spice, che è quella che mi piace di più perché è marrone, vedete? E quindi queste le teniamo. Poi Wycon, mamma mia, no, MAC Soar ovviamente la tengo. Quindi abbiamo, dobbiamo sistemare queste, Kiko da un lato, Wycon dall'altro. Ah, questa è di Lumiere, non mi ricordo di che marca era sinceramente, ma mi piace proprio la colorazione, quindi la tengo. Quindi abbiamo Kiko, Wycon.
Guarda, le matite Kiko a me piacciono tutte, infatti non saprei nemmeno quale togliere. Forse toglierei quelli più sgargianti come colore. Facciamo così, facciamo prima. Questa la togliamo. Oddio, tutte le altre le utilizzo vuota perché sono tutti colori. Anche queste qua che sono leggermente più vecchiotte, anche come packaging, le utilizzo tantissimo. Proviamo questa. Sì, forse no, questa nemmeno è stata utilizzata, quindi la posso anche vendere. Quindi questa la vendo. Queste non sono utilizzate. Ok, per quanto riguarda le matite Kiko, va bene così. Sì. Se volete swatch, ditelo. Facciamo così e ci sbrighiamo perché almeno qui facciamo notte. E io avrei anche una vita privata. Poi di Vicon abbiamo queste. Queste, se non mi sbaglio, le ho già utilizzate quasi tutte. Vediamo quelle più particolari. Questa mi piace, queste scure sì. Vedete, hanno un po' la mina leggermente cerosa, però funzionano. Questa, ad esempio, è un colore che non utilizzerei. Come mai l'ho presa? Ma certe volte. Questa, ad esempio, è un rosso. Questa già va bene. Questa va bene. Poi. Queste sono dei nude. Questa è leggermente più scura, vediamo. Sì, è un po' più scura. C'ho il rossetto di MAC. Alcune sono state prese perché sono come abbinamenti ai rossetti MAC, quindi ovvio che li prendo. Vedete, il pack è un po' differente dalla matita, perlomeno io così li vedo differenti, quindi questa va bene. Ok, come matita labbra queste vanno tutte bene. Sono dei nude pazzesche, cioè non so se rendo l'idea. Questi marroncini, guardate, cioè. L'altro giorno mi serviva una matita marroncina, l'ho comprata da Taina. Ok, quindi queste vanno bene anche. Per quanto riguarda le matite labbra, niente di cestinato, ma soltanto prodotti da regalare, quindi sono molto molto contenta. Bene, avete visto le matite che ho scelto e le matite che ho declutterato. Per quanto riguarda le matite, sia le matite labbra che le matite occhi, avete più possibilità nel prenderle perché togliendo, diciamo, la prima parte della mina, automaticamente, temperandole ovviamente, li potete riutilizzare. Quindi li posso dare sia alle mie sorelle che alle mie nipoti. Quindi per quello, diciamo, non ho nessun tipo di problema. Perché le matite, essendo temperabili, diciamo, vi facilitano l'utilizzo in un'altra persona. Niente, ditemi cosa ne pensate, se avete qualche matita particolare che sapete che mi potrebbe anche piacere, mettete giù nei commenti, vi voglio in tantissimi, perché mi è costato tanto fare questo decluttering, vi aspetto in tantissimi per sapere cosa ne pensate, se vi sta piacendo questa serie di decluttering e se vi piace come ho declutterato le mie matite. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!